Buonasera a tutti quanti. Io faccio solo una piccolissima premessa, poi lascio la parola a persone con altre competenze rispetto alla mia. Io sono solo una lettrice, però ci tengo a presentare i nostri ospiti. Allora, in primis Enrica Roddolo, che è una notissima giornalista del Corriere della Sera, ha scritto sulla stampa, sul Sole 24 Ore, sul mondo, e soprattutto è un'esperta di royalties, di monarchie contemporanee, ed è uno dei motivi per cui è stata invitata, insomma, competente, direi non solo sulla cronaca, perché io mi sono letta un po' velocemente l'ultimo libro di Enrica Roddolo, che si chiama I segreti di Buckingham Palace, che è uscito nel 2020 da Cairo. E in realtà qui non si tratta solo di cronache, perché poi c'è una precisissima documentazione, anche in questo caso storica, anche se si parla dei giardini che Kate Middleton sta rimettendo a posto. Poi sono sempre giardini che afferiscono a qualche nobiluomo, come dire, o nobildonna che stava intorno alla famiglia reale. Quindi c'è sempre la storia, c'è sempre un radicamento molto forte in questi libri di Enrica Roddolo, insomma, in quella che è la storia anche dei particolari che si raccontano. Mi preme segnalare che a maggio esce un nuovo libro che si intitola Filippo and the Queen. Quindi siamo, come dire, siamo up to date davvero, perché il principe Filippo in questi giorni insomma, ne stiamo seguendo il ricovero in ospedale, come se fosse un parente prossimo, ed è un libro che uscirà da Cairo come il precedente. Presento con molto piacere anche il professor Masolino D'Amico, che è già stato nostro ospite al Circolo in presenza, perché eravamo a Casa Manzoni l'ultima volta che ci siamo visti. Mi ricordo ancora se posso dire, una cena in cui lei ci ha parlato, per me con grande seduzione, della Pamela di Richardson e della sua traduzione. Il professor D'Amico è, insomma, anglista e americanista di chiarissima fama, di grande esperienza. Noi l'abbiamo citato recentemente in un nostro incontro a proposito della cura dell'epistolario fra Lady Montagu e la figlia, cara bambina, che era uscito da Adelphi. E mi permetto di segnalare con molto calore quattro titoli, anzi, che dimostrano, come dire, l'affondo nella conoscenza della cultura anglosassone quale lui ha, e che ha ottenuto anche grazie a traduzioni di Oscar Wilde, di Shakespeare, ma anche, appunto, a proposito di America invece, di Tennessee Williams e Arthur Miller. Questi quattro titoli, che sono usciti da Skira, con il quale ha pubblicato Il giardiniere inglese, Lo scrittore inglese, il viaggiatore inglese è Thomas Cook, cioè, come dire, l'uomo che fa passare, diciamo così, segna il confine fra il Grand Tour e il turismo contemporaneo, perché inventa le agenzie di viaggio, e l'infermiere inglese dedicato a Florence Nightingale. Del resto, a Florence Nightingale anche Lytton Strachey aveva, come dire, dedicato un capitolo di Eminenti Vittoriani. E quindi, insomma, è il professor D'Amico, se c'è qualcuno in Italia che conosce molto molto bene letteratura, ma anche, appunto, costume, diciamo così, inglese, e anche per questo stasera sarà molto molto utile. Beh, insomma, è lui, per cui grazie di aver accettato. Io saluterei volentieri,
insieme all'interprete la signora Weir, e le lascerei una parola per un saluto, e poi noi cominciamo a parlare dei libri di Alison Weir. Prego, Sara. So, Ellison, welcome, and Allora, Laura, Lepri, and everyone, we would like to welcome you, and sorry for the mishap, and if you want to say something to all the people who are here with us tonight. I'd love to. Yes. Hello, everybody. I'm delighted to be here. I feel very privileged to be here. I'm very much looking forward to the event. Che dire, sono felicissima di essere qui con voi, grazie per l'invito e non vedo l'ora di cominciare a chiacchierare con voi. Bene, allora cominciamo subito. Cominciamo, adesso lascerò la parola al professor D'Amico, ma cominciamo da una riflessione sul titolo, che è sicuramente un titolo incompleto, nel senso che io l'ho nominato questo incontro Tutti pazzi per la storia inglese, mettendo insieme due fenomeni appunto diversi ma contigui, contigui nel senso che accomunati da quella che oggi si chiamerebbe la narratività. Vale a dire appunto la storia in più volumi delle sette mogli, delle sì, sei mogli di Enrico VIII, tre per quanto riguarda il pubblico italiano, ma anche le serie televisive. Cioè io credo che questo fenomeno che cioè che mi azzarderei a chiamare di mainstream, questo amore ritrovato per la storia, molto dipende anche da The Crown, Downton Abbey per primo, i Bridgerton per ultimo, quindi c'è un affondo delle serie televisive nella storia inglese. Poi cercheremo di capire perché la storia inglese, anche se il successo dei Medici, per dire, e l'annuncio di una prossima serie televisiva su Leonardo, che già si capisce che andrà bene, poi come dire, garantisce anche sull'interesse per la storia italiana. Però la storia inglese in particolare, io ho qualche idea da lettrice, perché non ho nessuna competenza né di carattere storico né di carattere sociologico, però magari ne parliamo dopo e magari anche con l'intervento del pubblico se vorrà partecipare attraverso la chat. Lascerei la parola al professor D'Amico perché ci racconti come sono fatti questi libri di Alison Weir e perché secondo lui hanno molto successo sia in Inghilterra ma anche in Italia. Io del successo non so mai perché le cose sono successo, però questi libri riescono a essere molto originali, pur infilandosi in un sentiero altro che battuto, in una strada enormemente frequentata, perché questo momento cruciale della storia inglese, questo periodo che è il regno di Enrico VIII, che è il momento in cui la storia inglese in un certo senso comincia. L'Inghilterra diventa una grande potenza europea. Fino a quel momento l'Inghilterra è stata un posto molto lontano. E qui invece diventa importantissima. E diventa importantissima durante questo periodo qui, durante proprio il regno di Enrico VIII. E questo regno che ha cambiato la storia e dell'Inghilterra e dell'Europa è un periodo affascinantissimo, in cui sono successe un sacco di cose enormemente anche romanzesche, interessanti. Quel personaggio di questo re è stato un personaggio straordinario, una specie di superuomo che poi è diventato un mostro e che però ha avuto un peso enorme nella storia, anche per le sue innovazioni. Tutto questo è stato sempre studiatissimo, enormemente. Cominciando da Shakespeare, anche Shakespeare quando ha fatto un dramma era il padre della regina Elisabetta. Quindi è un periodo enormemente studiato e frequentato. E ci sono stati tanti romanzi, così come ci sono state tantissime operazioni, tantissimi libri di storia.
Di solito i romanzi storici si basano su, rivisitano la storia un po' come pare, la rendono funzionale. Per essere logico, si tratta di romanzi, anche al teatro, per esempio, quando si parla di un avvenimento storico, questo avvenimento viene molto ristretto, ne vengono estratti dei momenti e viene dato così. Nel romanzo la stessa cosa. Invece lo storico, no, lo storico deve documentare tutto, deve dire dove ha trovato quello che dice, deve dire perché si è fatto certe idee. Difficilmente le due cose coincidono. Ecco, la novità dei libri di Alison Weir è che le due cose sono coincidono, cioè c'è un'enorme ricerca storica, ma non è nascosta. Il Manzoni scrive un romanzo storico documentatissimo, ma poi nasconde i documenti, anzi fa finta, inizialmente ironicamente, trascrive un finto documento e poi si mette a chiacchierare. Però tutto quello che dice è documentabile, è una fiction in un contesto molto... Invece i libri di Alison Weir portano questo documento tutto il tempo, tutto il tempo. Noi, non è che ci sono le note a piedi di pagina, ma noi abbiamo la sensazione che quasi tutto quello che ci dice nasce da un documento, da una ricerca molto capillare. E questa ricerca fa sì anche che tutto sia molto lento, molto lungo. Un anno di regno di Enrico VIII comporta 100 pagine certe volte, in cui quasi ogni settimana c'è un avvenimento. Le cose che sono successe e che in un manuale di storia veloce, ma diciamo certamente in un romanzo, vengono date come avvenute. No, qui viene raccontato come cominciano a succedere, poi fanno un passo indietro, poi ce n'è un altro, quelli si aspettano, trepidano, hanno finalmente, come succede nella vita, come succede nella storia, quando la cosa è successa, ci si mette tempo a rendersi conto che è successa. Quindi viene dato questo. Ora, questa è un'operazione, direi, in partenza audace, perché come faccio io, che mi metto a scrivere un romanzo in questo modo, a pensare che la gente avrà la pazienza di seguirmi e di avere tutte queste informazioni? In fondo io voglio sapere come è andata a finire e arrivarci. Ma ecco, invece la scommessa viene vinta, perché il fascino di questi libri consiste proprio nella lentezza di questo passo, nella abbondanza di questi documenti, nelle tutte le giustificazioni che vengono date. E quindi diventa un vizio, come noi abbiamo il vizio con i giornali, di seguire giorno per giorno quello che sta succedendo, anche se faremmo molto bene, specialmente oggi in questo momento, a chiuderli e riaprirli fra 4-5 mesi per vedere che è successo. Ma noi non possiamo farne a meno, dobbiamo sapere tutti i giorni. E questo è il principio del successo. Questo libro ci dice come hanno vissuto questi avvenimenti le persone che c'erano, piano piano, mettendoci proprio i giorni allineati. E poi c'è questa seconda scommessa. Chiedo scusa, professore, se la interrompo. Le chiedo scusa. Possiamo far tradurre all'interno? No, certo. Così la signora Weir... Lo posso riesce a seguire un pochino, esatto. Io parlo per quelli, per gli altri, ma dico cose certo. Che l'attrice sa benissimo. Comunque... E io tanto riassumo, ma giusto perché Alison sappia. So Alison, Mr. Demick has just been saying great things about you. More specifically, yes, absolutely. But more specifically, basically, there was an initial question. Why are Alison's books so successful? And well, there's a number of reasons for that. But basically, what it boils down to is that you deal with a subject that's made the object of lots of history books, as well as lots of novels. But the two were tended to be separated, but you managed to do quite a feat there, because you managed to put lots of painstaking research and details and documents into your novels, and basically you are able to just let the reader get into the minds of those who lived those events. And of course, everything that you put on the page is like indeed a very detailed description of what happened, which
which some may fear could become a little tedious, you know, to keep up with, because indeed, like a year in the reign of Henry VIII can take up to 100 pages, for example. But actually, you succeeded, and in this challenge, you were extremely good at overcoming this challenge, and you are very successful at winning the patience also of your readers who want to follow step by step what's going on. And, you know, sometimes readers just want to know, yeah, but what happened? You know, bottom line, what happens? And this is not what happens with your books, because there is this sort of fascination with the, if you will, with the slow pace that you put on the page and all the details. And in this way, for all of us readers, your books become absolutely addictive. Oh, thank you. Grazie. Andiamo avanti. Grazie. Beh, è questo questa la ragione, secondo me, dell'interesse, che i lettori, una volta che entrano in questa cosa, non riescono più a uscire. E gli piace proprio sapere tutti i dettagli, perché come va a finire lo sanno già, ovviamente. Ma lo sviluppo della faccenda, e lo sviluppo della faccenda come appare alle persone del luogo, non a noi adesso, ma allora, perché questi personaggi tutto il tempo si domandano cosa succederà, non hanno il controllo. E poi c'è, questo volevo aggiungere, questo effetto Rashomon del modo di narrare, cioè dei punti di vista diversi, che qui non sono punti di vista diversi all'interno di un libro di vari personaggi, ma sono sei libri in cui ci sono i sei punti di vista diversi di sei persone che hanno in comune questa cosa. Questo è molto originale, cioè che come per esempio, come questo Enrico VIII appare alle sue varie mogli, che poi vengono deluse da lui ovviamente, ma lì per lì una ci si trova, Caterina. Anna decide di conquistarlo e poi ci rimette le penne. Jane pure decide di conquistarlo e poi però se va. E tutte e tre interagiscono perché sono messe a contatto e a confronto, ma ogni volta non abbiamo il punto di vista dell'autrice, come è giusto, ma abbiamo le loro impressioni, molto interessanti, vedere dal loro punto di vista come hanno visto la storia. And what is also incredibly fascinating about your books is not only that indeed your readers become addicted not that much to the denouement, to the end of the story, because after all it's history so we know what happens, but more to the details, how the story unfolds. This is how you manage to keep the reader glued to the page, because basically we lived the story through the eyes of the characters. So they wonder what we wonder as readers, of course. They don't know what's going to happen next. And also what's also incredibly fascinating is the fact that it's not that we hear your point of view as an author, as a writer, but you're incredibly effective in presenting the point of view of, basically, in the six books about these six queens, you're very, very effective in presenting the point of view of these six women. And for example, this means that we see Henry VIII through the eyes of six different women, and so one liked him, and so, okay, she liked him. Another one really wanted to get him for herself. And Jane, for example, yeah, she liked him, but, you know, so, and then they interact one with the other. And so it's really, really, it's a really, really engaging way of telling the story. It's an original way, because my brief from my publishers was to write each book solely from each queen's point of view. And that allows for insights that wouldn't be permissible to a historian, but can actually throw new light on the story. Sì, ed effettivamente è un punto di vista appunto molto originale, anche perché mi era stato proprio richiesto originariamente dal mio editore inglese, mi è stato chiesto di scrivere queste storie dal punto di vista esclusivamente delle eroine della storia, chiamiamole così, e quindi non dal punto di vista dell'autrice che si occupa di storia e quindi che deve raccontare una storia. E questo ovviamente permette anche, mi permette come scrittrice di andare in direzioni nuove e inconsuete. Io le vorrei fare una domanda.
Non voglio interrompere. Vorrei fare una domanda. Naturalmente noi ci facciamo l'idea su questi personaggi. L'autore non si sa quanto, secondo me cambia un po', perché il caso di Anne Boleyn. Anne Boleyn, Anna Bolena, italianizzato naturalmente. Su Anna Bolena ci descrive praticamente un mostro, una donna spaventosa, però poi si commuove l'autrice. Tutto il finale con la morte di Anna Bolena diventa improvvisamente una vittima, un'ingiustizia. Allora mi domando se lei si affeziona ai suoi personaggi, come in questo caso secondo me, oppure se pensa di mantenere una fredda obiettività tutto il tempo. Okay, so Alison, here's a question also in light of what we just said. So when we read your books, we basically paint a picture of your characters in our mind. So we have an idea of who we're dealing with and we relate to the character in a certain way. But what happens to you as the writer? Because, for example, let's take the example of Anne Boleyn. So but what appears to me as a reader is that throughout the book, she looks like she's a monster. She's a horrible woman. But then towards the end, when everything starts falling apart, and then she dies and she's a victim. And so it's like you change your point of view when it comes to her as a person, let's say, not just a character. So I'm wondering, you as a writer, as an author, which of the two, let's say, sides prevail? The emotional one, so do you relate to your characters emotionally, or is it just a cold historian approach to the character that prevails? In the case of Anne Boleyn, it was quite a challenge. And I spoke to my editor about it because I don't have a very sympathetic view of her as a historian. I do have great admiration for the way she met her end, because I'm sure she was framed and that the charges were false and she lost everything, but she showed incredible bravery. But my editor said, you can make her sympathetic if you get inside her head and you think about why she acted the way she did. So when I showed my agent the book, he said it's a very sympathetic portrayal. Now you think it isn't, so it's interesting to get different points of view. But so I've got these two views of her. If she hadn't, this tragic figure on the scaffold overlays our perceptions of the other Anne, the Anne who is fighting to marry Henry, who's horrible to Catherine of Aragon and her daughter Mary. And so that without that powerful image, how would we view Anne Boleyn today? Not so sympathetically. Effettivamente, una bella sfida anche per me rapportarmi a dei personaggi come questi, perché ad esempio nel caso di Anna Bolena, effettivamente dal punto di vista storico non è che mi stia proprio molto simpatica, diciamo così, non l'apprezzo più di tanto. Detto ciò, però, ad esempio, provo nei suoi confronti una grande ammirazione per quanto riguarda il modo con cui ha affrontato la sua fine, gli ultimi momenti della sua vita, perché sono convintissima che sia stata incastrata, che ci siano state portate contro di lei delle accuse assolutamente infondate e che quindi abbia dimostrato grande coraggio. Il mio editore, appunto, inizialmente mi ha detto, questo era un problema per me ovviamente, perché se come storico hai un'idea di un personaggio, come fai poi a renderlo sulla pagina in maniera diversa? Ecco, il mio lettore mi ha detto, secondo me puoi riuscire a renderla un personaggio più piacevole, diciamo, in cui il lettore si può ritrovare, se riesci a metterti nei suoi panni, infilarti nella sua testa e spiegare in questo modo perché si è comportata nel modo in cui si è comportata. Quindi, ad esempio, io ho cercato di fare proprio questo e in molti, ad esempio, mi dicono che è proprio in virtù di questa mia descrizione, di questo mio modo di presentare appunto Anna Bolena, che molti la trovano un personaggio, come dire, in cui che capiscono, insomma, che comunque apprezzano. Quindi è interessante che invece magari ci sia qualcuno, come in questo caso, che mi dice, ma la prima parte sembra un mostro di donna incredibile, e quindi appunto questa è una cosa molto interessante, secondo me, che ci siano punti di vista diversi. E mi sono chiesta anche un'altra cosa in questo caso specifico, ovvero il fatto che Anna Bolena, qual è la nostra idea che ci portiamo dietro? La sua immagine al patibolo, questa è l'immagine molto forte che noi abbiamo di Anna Bolena, così come la sua lotta spietata per spodestare appunto Caterina d'Aragona a prendere il suo posto nel cuore e accanto appunto a Enrico VIII.
Però mi chiedo, senza queste due immagini, o magari senza una delle due proprio davanti ai nostri occhi e nella nostra mente, magari la nostra opinione di Anna Bolena potrebbe essere completamente diversa. Io vorrei dire una cosa, però ho paura di scendere nel personale, nell'autoreferenziale. Vabbè, mi perdonerete. Dunque, signore, io sono nato pochi anni, dunque nel 1935 è stato proclamato, è stato fatto santo Tommaso Moro. Io sono nato pochi anni dopo e i miei genitori mi hanno battezzato Tommaso Moro. Io mi chiamo Tommaso Moro, come Thomas More. E quindi ho sempre avuto una certa simpatia per quest'uomo. Sono rimasto inorridito dai libri di Hilary Mantel, dove Tommaso Moro viene trattato malissimo. E mi sono domandato, forse questa adesso è l'opinione ufficiale, per fortuna ho letto i suoi, dove fino a dove Cromwell ridiventa un farabutto e Thomas More, una persona per bene. Quindi io questo la devo ringraziare, vorrei sentire che lei ha da commentare, ma non credo. And now I have to share with you a more personal, on a more personal note, something that something that you did for me, Allison, that was very, very important. Here's the deal. I was born in 1935 and a few years... Un po' più tardi. No, sorry. Okay. Mi scuso. So a few years before I was born, Thomas More was made a saint, right? Yes. So... my parents gave me the same name. My name is Tommaso Moro, as Thomas More, for this reason, right? So I've always felt in my heart and kind of, you know, I've always liked them because of this reason. But then I read Hilary Mantel's books and oh my gosh, all of a sudden I said, oh, but this is a horrible, horrible character. And then thank goodness you came along with your books. You showed Cromwell's face for what it was, and finally you restore the reputation and the name of Thomas More. So thank you very much. I really wanted to thank you about that. And maybe you don't know, I don't know, maybe you can tell me something about this whole process and where you stand on the issue, maybe. I'm thinking in recent years there seems to have been a trend of opinion against Thomas More, and based on allegations that he tortured heretics at his house. He denied this several times. In fact, we've almost inverted the roles. Look back to the 1966 film, A Man for All Seasons, where Moore is the saint and Cromwell is the thug. The roles seem to have reversed, but I think the evidence is strongly in favor of the earlier interpretation. Beh, che dire, effettivamente che c'è stata secondo me un'ondata di, come dire, la macchina del fango, diremmo noi forse, che si è scagliata appunto contro Thomas More, appunto Tommaso More, per quanto riguarda una sua presunta pratica di torturare gli eretici, cosa che lui in realtà ha smentito più e più volte. E poi se vediamo appunto A Man for All Seasons, film del 1966, beh, in questa interpretazione Cromwell ritorna a essere il cattivo della storia, per così dire, mentre appunto Tommaso Moro viene, come dire, la sua figura viene riabilitata, per cui effettivamente secondo me l'interpretazione iniziale prima di questa campagna del fango era quella giusta. Non vogliamo sentire anche qualcun altro, perché sta diventando un monologo, cioè volevo sentire signora Robolo, per esempio, sì, come si rapporta la storia dei Tudor con la saga della famiglia reale inglese oggi e la curiosità che ancora i viventi suscitano tutto quello che combina? Certo, volentieri. E poi a mia volta ho anche una curiosità per Alison Ware, assolutamente. In questo libro, per quanto le epoche siano incredibilmente distanti, siamo nel 500, mentre adesso appunto siamo negli anni 2000, e la saga dei Windsor, anche soltanto a volerla considerare dal 1917, da quando il nome fu cambiato ad arte in Windsor, da quello originario, perché aveva un suono troppo tedesco, giustamente, il casato originario, ecco, ci distanziano diversi secoli. In realtà
Molti degli elementi che si ritrovano in questo bellissimo romanzo storico di Alison Weir si ritrovano ancora, se non proprio oggi, in pochi decenni fa. Penso all'aspetto quasi sacrale della figura regale. Addirittura a un certo punto Enrico VIII, alla vigilia di Pasqua, racconta appunto il romanzo, predispone gli anelli benedetti da donare a dei personaggi, a delle persone che hanno delle necessità, che hanno dei crampi, perché si credeva appunto che fossero salvifici in un qualche modo. Beh, non dimentichiamo che in fondo ancora nell'anno dell'incoronazione della regina Elisabetta, e quindi parliamo del 1953 a Londra, c'era ancora molto forte questa convinzione che diciamo la personalità istituzionale del sovrano esprimesse anche una sua sacralità. E poi c'è tutta quella pomp and circumstance, come direbbero gli inglesi, o pageantry, c'è appunto nella sua declinazione dell'epoca Tudor nel libro di Alison Weir, come la ritroviamo ancora nei grandi appuntamenti celebrativi della monarchia britannica che scandiscono il tempo dell'anno puntuali immancabilmente da decenni, se non da secoli. Pensiamo al doppio compleanno del sovrano, una tradizione appunto che getta le sue radici molti secoli addietro e a molto altro. Insomma, in fondo quella dinamica, quella costruzione del fascino della monarchia, costruito anche con tutti questi elementi appunto di cerimonialità volutamente studiata, volutamente così accurata, si ritrovano in quel modello di monarchia dell'epoca Tudor anche un po' adesso in fondo. E non dimentichiamo ancora che i cerimoniali di incoronazione, quello della regina Elisabetta del 53, fu ancora improntato a un modello di stampo medievale addirittura. E quindi insomma molti elementi sono rimasti cristallizzati. C'è anche quel modo di dire nella monarchia britannica che in fondo il segreto di lunga vita della monarchia è essere riuscita ad evolvere mantenendo però l'involucro, se vogliamo, il packaging esattamente come era originariamente. Quindi credo che tutto questo appunto, questa cerimonialità, questa tradizione rappresenti appunto questo involucro che viene mantenuto esattamente cristallizzato in un certo senso nel tempo, permettendo all'interno di questa confezione in realtà invece alla dinamica della firm, dei Windsor, della monarchia di evolversi nel tempo, perché poi ci sono state tante novità. There is a connection, Alison, between what you write about a time that is in the past compared to what's happening today. And indeed, in this case, we heard from Mrs. Rodolo about, who's an expert about everything royal, but in the modern day. So what is fascinating, she was saying, was that there are a couple of aspects that have remained pretty much the same. So that, for example, there is this holy dimension to the monarch, to the king or the queen, that has actually been maintained over time. And and indeed, for example, if we look at what happened with the crowning of Queen Elizabeth in 1953, well, again, this was something that gave us the impression, gave everyone the impression that there was still some connection, because that was what it was back then, between the fact of being a monarch and the fact of having this sort of aura of like sacrality around her. And what happened is that some of the events, basically the aspects that you talk about in your books, have remained largely unchanged, especially as regards the like the pomp and circumstance or the sort of ceremonial dimension, especially concerning some great events like, I don't know, the double birthday of the queen. You know, that's something that is still going on and is still there, and that is still very much connected to what happened with the Tudors. So of course, a long time ago, there was almost a medieval, well, there was actually an actual medieval dimension to the whole ritual ceremony
ceremonial ritual of the crowning of Queen Elizabeth, for example. So there are some elements that have remained like as if they were crystallized, right, in time. And as we hear sometimes, what we hear about the monarchy is that it has evolved over time, but so to speak, leaving their packaging in the original. You know, we have the original packaging, but the monarchy has evolved. And indeed, this is as far as I could go in terms of being able to hear what she was saying. But then there was a question for you there in the pipeline, only we haven't heard it yet. Ah, have we lost her? She'll be back. That coronation ritual goes back to 973 AD, and it's based on the coronation ritual of Charlemagne from 800, when Charlemagne was crowned by the Pope. So this is a very old tradition, a very sacred tradition as well. It invests the monarch with powers that are almost like a pseudo-priestly powers. And yes, I wonder what will happen in the next coronation, whether we'll see any changes. Effettivamente, quando pensiamo a questa cerimoniale dell'incoronazione appunto della regina Elisabetta, di cui abbiamo appunto appena sentito parlare, beh, questo è un cerimoniale che data del 973 ed è basato sull'incoronazione di Carlo Magno, che come sappiamo fu incoronato dal Papa, e in questo caso appunto è da qui che arriva questa dimensione fortemente sacra e sacrale appunto dell'incoronazione, quasi come se il monarca, diventando, salendo al trono, acquisisse una dimensione quasi appunto religiosa, sacra per l'appunto. Dunque, io vorrei fare una domanda enorme a Alison Weir. Il personaggio che tutte queste sei donne vedono, ma noi non lo vediamo mai direttamente con i nostri occhi, ma lei sì con i suoi occhi, che ne pensa lei di Enrico VIII? Ma chi era Enrico VIII? Possiamo dirlo in due parole, forse. Ma Enrico VIII che chi era? So, Alison, this is quite a question. So yes, it's a question for you. And okay, so as I said earlier, you paint a picture, six different pictures basically, of Henry VIII through the eyes and the words of his wives. But what do you think of him? Who was Henry VIII? Now, of course, this is a huge question, I'm aware of that, but maybe you can, you know, summarize your main thoughts about him. Who was Henry VIII? Henry VIII was a magnificent Renaissance prince. He had everything going for him. He was an all-round man. He inherited a fortune from his father. He had all the virtues. He loved learning. He loved sports. A typical Renaissance man. And it all went wrong for him. He wanted to be a new Henry V. He wanted to win glorious wars against the French. That didn't really happen. Most of all, he wanted a son. And his first wife, Catherine of Aragon, couldn't give him a living son. And then he went through all this, what was called the Great Matter, in pursuit of Anne Boleyn to marry her. And of course, in the process of that, fell out with the Pope, broke the English Church away from that of Rome, and declared himself supreme head of the Church. And it was all based on a lie, because the grounds for his annulment for Catherine, he got it completely wrong. The marriage was legal. Henry's arguments didn't have much weight at all, if you look at the canon law. And so because of this, he brought about a revolution and he turned into a monster. And this wasn't a sudden thing. It was a gradual process, because it was all born of frustration. Frustration with the Pope, frustration with Catherine for not giving him a divorce, frustration because he couldn't have Anne, because to have got her pregnant before marriage would have been a scandal. And he did get his son eventually, but not from Anne, he got it from his third wife, Jane Seymour. And thereafter, Henry put on a lot of weight. He was no longer the golden youth he had once been, the glorious king. He became a sanctimonious,
a man obsessed with religion and obsessed with his own security. He was paranoid, and he had a very difficult decline. He died at 55, but he was an old man. Right. Chi era Enrico Tam? Are you going to go on or is that for now? Okay. Okay. Allora, per dirla in due parole, Enrico VIII chi era? Era inizialmente l'uomo del Rinascimento par excellence, come si suol dire. Era affascinante, ricchissimo, era un uomo di grande cultura, era un uomo che amava fare sport. Insomma, le premesse c'erano tutte per una vita fulgida di gioia e di grandi successi. E poi a un certo punto tutto ha cominciato ad andare a scatafascio e da lì le cose sono solo peggiorate. Perché? Perché la sua ambizione, ad esempio, di diventare un di seguire le orme di Enrico V, ben presto hanno dovuto lasciare spazio alla consapevolezza che la realtà era completamente diversa, ma soprattutto perché lui aveva una grande ambizione, avere un figlio maschio che con la sua prima moglie, appunto Caterina d'Aragona, non riesce a soddisfare. Poi cerca appunto di portare avanti questa sua ambizione con Anna Bolena, ma con Anna Bolena a questo punto cosa succede? Che si va a impantanare in una serie di questioni con il Papa che lo portano ad avere uno scontro molto molto violento appunto con il Papa, finché lui decide appunto questa separazione appunto della Chiesa per cui lui diventa appunto il capo supremo della Chiesa inglese. Tutto questo grosso processo, grandi appunto sofferenze e difficoltà basato su una bugia. Perché? Perché questa problematica si basa sul fatto che lui voleva l'annullamento, ma questo annullamento non aveva alcuna base legale vera e propria su cui lui avrebbe potuto ottenere appunto l'annullamento, perché la legge canonica appunto avrebbe giudicato la situazione in base a quella che era la realtà dei fatti, arrivando inevitabilmente alla conclusione che non si poteva appunto procedere in questa direzione. E da qui, da questo momento, comincia veramente una fase di rivoluzione anche per lui proprio come essere umano, che lo porta a diventare un mostro bello e buono. È un processo graduale, non è che lui prima una brava persona, simpatico e carino, il giorno dopo si sveglia e diventa un mostro. Un processo graduale che viene messo in atto a causa dell'enorme frustrazione che lui prova, prima per quanto riguarda appunto il fatto di non poter avere un figlio maschio, poi per questo scontro con il Papa, poi per il fatto appunto che appunto la sua prima moglie non gli dà un figlio maschio, poi Anna per riuscire a provare appunto ad avere una vita, una seconda chance appunto con Anna Bolena. Succedono di nuovo tutte questi eventi che appunto lo portano poi a sempre più lungo questa china nefasta, finché lui a un certo punto effettivamente questo figlio ce l'avrà, non neanche con Anna Bolena ma con la sua terza moglie Jane Seymour appunto. Quindi a questo punto cosa succede? Che la sua vita ha subito una rivoluzione totale, anche proprio di lui stesso come individuo, diciamo così. Lui comincia a diventare una persona arrogante, piena di sé, una persona ossessionata anche dalla religione, appunto dalla sicurezza, diventa paranoico e insomma alla fine la sua vita va a pezzi, tant'è che poi appunto morirà a 55 anni e non ci sarà più traccia appunto di quel grande uomo rinascimentale che era all'inizio. E potrei andare avanti per ore ovviamente, ma mi fermo qui visto che mi ha chiesto una descrizione succinta. Vorrei però che poi portassimo verso la recezione del pubblico contemporaneo di queste grandi saghe inglesi. Inghilterra è stata sempre bravissima. Prima, storicamente l'Inghilterra, essendo un paese molto particolare, essendo un'isola, avendo una storia singolarissima rispetto ad altre nazioni europee, quando si formano queste identità, il fatto che l'Inghilterra
parli di se stessa quasi ossessivamente, nasce subito, no? Shakespeare stesso scrive 10 drammi storici sulla storia d'Inghilterra, la prima cosa fondano i teatri, la prima cosa che vogliono vedere è di sentir parlare di sé, lo hanno sempre fatto e quindi hanno sempre studiato e messo in scena e parlato molto di sé. Dopo di quando sono diventati poi un paese di interesse mondiale, questo, hanno scoperto che questa era una grande attrazione turistica. La monarchia inglese è diventata una parte del brand dell'Inghilterra, in cui l'Inghilterra si vende a tutto il mondo e lo fa benissimo, perché hanno mantenuto le loro cerimonie pittoresche sempre più divertenti in un mondo che è cambiato moltissimo. Hanno mantenuto le tradizioni e le vendono. Quindi loro sono bravissimi a fare queste serie. E perché la gente le guarda? Perché sono belle, perché hanno creato questo mito, così come gli americani hanno creato il mito del western e poi l'hanno venduto in tutto il mondo, prima non c'era, l'hanno fatto loro, gli inglesi hanno inventato il mito della loro monarchia e l'hanno venduto in tutto il mondo. Il buffo è che adesso si trovano con una famiglia reale che non ha più voglia di fare questo ruolo, ovvero lo fa e non lo fa, lo fa ma non seguendo le regole, lo fa trasgredendo, questo la rende molto interessante per il gossip, ma un po' più difficile da emulare, mentre per il passato le serie sull'Ottocento, sulla Regina Vittoria, sugli anni 30 vanno alla grande, sono molto ben fatte, sono molto belle e continuano ad essere molto interessanti. Questo se devo rispondere io alla domanda. Non so se vogliamo tradurre e chiedere un parere. Possiamo porre, esatto, possiamo magari vedere cosa ne pensa anche Alison. Intanto le racconto in due parole. So what is, while we, Alison, while we try to resume our connection with Enrica Rodolo, let's move on to the second element we're talking about tonight. That is to say, why this fascination also with anything royal on television as well? Because indeed, why is that the case? Why do people love so much anything that has to do with the royal family, especially the British royal family? Well, Professor D'Amico's answer, first of all, is that Alison writes about the Tudors, we read books about the Tudors, so I don't think I'm qualified to answer this question, but if I have to express my opinion, I would say that Great Britain has always been extremely effective selling, let's say, the monarchy as part of the British brand, right? And since the very beginning, Britain has very much enjoyed talking about themselves and hearing and reading about themselves, just like Shakespeare did. You know, he wrote 10 different plays about basically the Britishness, basically. So indeed, this dimension was already there when Britain was important on a smaller scale. Then it became so relevant on a global scale, and they realized that this image was really selling well. And in this sense, it became a sort of a brand for one of the main elements of the British brand. And why do we like these TV shows so much? Well, because we can access, they make this myth accessible in a way, just like in the US, they created the Western, you know, and then they made it famous worldwide. Well, the same happened with Britain and the monarchy. So what we see here, however, today is that the royals don't seem too keen on maintaining this role or respecting the rules, and this makes for great gossip, of course. But on the other hand, these TV series, for example, that date back to like the 30s or Queen Victoria, you know, the glorious past of the brand, well, these work very, very well. But this is just my point of view. What do you think? Why is this huge success of all these TV series? I think there's a wider issue here. Monarchs and their families lead highly ritualized lives. They are in a unique position, set apart from, as used to be said, ordinary mortals. And we it's fascinating to see how they behave, how they interact in that context. But
we could go back to Henry VIII's reign for the beginning of public interest in, say, the private side of monarchy, because Henry VIII's divorce from Catherine of Aragon brought the royal marriage into public focus for the first time in history. I mean, there had been royal marriages that had gone wrong beforehand, but this coincided with the spread of diplomacy and the growth of printing and spread of literacy. And no, ambassadors were fascinated by what was going on. No detail was too trivial to be reported. Well, it set the ball rolling. And after that, the private lives of monarchs were open season. And they've been reported in varying degrees ever since. And the foibles and the passions of monarchy and the tragedies and the dramas and the scandals have all been laid bare to a degree. But it leaves space for mysteries and for debate. What really happened behind the scenes? And we're still asking it about the present royal family. It's our interest in humanity, in people who live ritualized lives, who are set apart from the rest of us. How do they behave? Do they behave like us? We want to know. It's like the ultimate soap opera. Right. Secondo me c'è un altro elemento da tenere in considerazione che forse è ancora, come dire, di più ampio respiro, ovvero una considerazione che riguarda il fatto che parliamo di persone che appartengono alle famiglie reali, che vivono una vita estremamente ritualizzata, che è ben lontana da quella che è la nostra vita quotidiana, di quelli che anche in inglese si chiamano noi comuni mortali, per capirci. Quindi il fatto di capire, di scoprire, di andare a indagare come interagiscono questi reali che vivono in una dimensione diversa dalla nostra, sicuramente molto affascinante. Torno però a Enrico VIII, perché Enrico VIII è stato quello che ha lanciato, per così dire, il divorzio da tabloid, nel senso è stato il primo caso in cui, nonostante in precedenza altri reali avessero divorziato, in questo caso cosa è successo? Ci sono state una serie di circostanze che hanno accompagnato il suo divorzio appunto da Caterina d'Aragona, ovvero il fatto che la diplomazia internazionale cominciava a prendere piede sempre di più, era sempre più frequente, c'era sempre più alfabetizzazione, quindi la gente cominciava a leggere sempre di più, c'era la stampa che diventava sempre più a portata di mano, diciamo così, di tante persone, gli ambasciatori che quindi ovviamente scoprivano e facevano tesoro di tutti questi sviluppi e si interessavano anche di queste vicende, ovviamente andando addirittura a scovare tutti i vari dettagli. E da lì a poco, quindi, proprio a seguito del divorzio divorzio di Enrico VIII dalla sua prima moglie, si scatena quella che definirei la caccia grossa, stagione aperta di caccia, tutto va bene, vogliamo sapere tutto dei reali. E da qui in avanti, ovviamente, come dire, più ci sono traumi, disgrazie, di tutto di più, e più a noi che lo guardiamo dal di fuori ci interessa e cerchiamo di scoprire, di sapere. Questo è sempre stato fino appunto dai tempi di Enrico VIII, ma attenzione, perché ovviamente noi non sappiamo tutto. Sappiamo che ci sono una serie di cose di cui abbiamo consapevolezza, perché magari lo abbiamo letto, era qualcosa di documentato, ma ci sono sempre una serie di dettagli di cui noi non siamo a conoscenza, e questo è anche altrettanto importante quanto quello che già sappiamo, perché lascia un alone di mistero che ci permette appunto di immaginarci qualcosa che diventa così appassionante. Questo accadeva in passato, accade ancora oggi, ed è secondo me appunto una grande fascinazione che tutti noi proviamo nei confronti della dimensione, diciamo così, umana e della dimensione di questa vita ritualizzata che ci è così estranea, ma vogliamo assolutamente saperne il più possibile, come se ormai i reali fossero diventati la soap opera più appassionante che si possa immaginare. Sì, infatti, se posso dire, anche per raccogliere una riflessione che è comparsa sulla chat, in cui si dice che non è detto che sia, probabilmente non è solo la capacità di vendere il brand della monarchia inglese, il brand di se stessa della monarchia inglese, non è la sola ragione di questo successo. E riprendendo come dire punto di vista che la Roddolo mi scrive voleva obiettare appunto anche al professor D'Amico, non sono molto d'accordo su questa impostazione
non è solo il brand, insomma, non è solo la capacità di vendita di se stessi. Io credo, e volevo sottoporre questa ipotesi, che ci sia dentro anche una grande nostalgia di un mondo con i rituali, con le classi sociali rigidissime, là dove tutto oggi invece è molto fluido e molto mobile, una specie di mondo idealizzato naturalmente, in cui appunto il rituale, una specie di residuo di arcaico in qualche modo, che si trasmette insieme alla monarchia inglese, e nelle modalità, giustamente come diceva la signora Weir, nelle modalità della soap opera, cioè nella modalità di quanto di più contemporaneo, quindi come sempre mi verrebbe da dire una perfetta formazione di compromesso fra un ritorno, come direbbe il mio maestro Francesco Orlando, un ritorno del superato, se non del rimosso, e invece modalità molto più, appunto, molto più contemporanee. Credo che questo sia uno dei motivi per cui questa, come dire, la famiglia reale inglese sia tuttora la monarchia inglese più delle altre monarchie europee, perché c'è qualcosa di più, questo lo chiederei a Enrica Roddolo che vedo rientrata, c'è qualcosa di più che incarna la monarchia inglese, e io credo che stia in questa formazione di compromesso fra l'arcaico, per dirla molto, molto sinteticamente, e la contemporaneità e i modi della contemporaneità, appunto, quali il grande romanzo popolare, insomma, in qualche modo, se non una soap, però con un mondo che viene da lontano, ecco, e soprattutto che è molto, idealmente molto diviso in classi e con rituali antichi e stereotipati. Ecco, questo è il mio punto. Io mi faccio aiutare da quanto disse lo storico Simon Sciama qualche tempo fa, e disse appunto It's the Windsor Show, e spiegò che era uno show il cui successo era basato su due grandi matrimoni benedetti dal cielo. Il primo, quello appunto della regina Vittoria col principe Alberto di Sachsen-Coburg e Gotha, e il secondo, quello della monarchia con la stampa e i nuovi media di comunicazione. Quindi questa doppio binario, che in un certo senso spiega il successo straordinario della monarchia britannica ancora oggi come fascinazione popolare. E poi vorrei anche aggiungere quanto disse e scrisse Walter Bayhot, lo storico costituzionalista britannico, il più grande studioso della monarchia britannica, il quale sostenne subito che la forza della monarchia stava nel fatto di essere a family on the throne, quindi una famiglia sul trono, non soltanto un re o una regina, ma un'intera famiglia. Quindi questo aspetto in un certo senso andava a toccare alla lettera, scriveva Bayshot, la pancia del pubblico, non era soltanto una rappresentazione grigia, burocratica dell'istituzione, perché questo in fondo è l'istituzione, ma andava veramente a parlare al cuore più sensibile, più emotivo della popolazione britannica. E credo che ancora oggi questo sia, e ci sia ancora oggi questo effetto di fascinazione, perché l'istituzione non solo impersona la storia di un paese, in questo caso, mi fece notare un collega dell'Economist qualche anno fa, quando discutevamo per uno dei miei libri, Dio salvi le regine, di cui scrisse la prefazione, mi faceva notare che sì, in fondo gli americani si riconoscono nella loro bandiera come noi inglesi ci riconosciamo in Her Majesty the Queen. E una cosa molto significativa credo sia il fatto che se uno va a guardare la frangia repubblicana a Londra, per quanto appunto siamo nel 2021, viviamo nell'era della tecnologia, della corsa su Marte, abbiamo sentito nei giorni scorsi, ecco, se uno chiede a un britannico, vorrei chiederlo poi ad Alison Werroff ovviamente,
cambieresti la regina? No, nessuno cambierebbe la regina, perché in fondo if it works, why change? Si dice a Londra, se funziona perché cambiare, ma anche perché fa parte veramente del vissuto storico collettivo di una nazione, quindi la regina e la storia, si identifica moltissimo con la storia del paese e allo stesso modo appunto l'alternativa repubblicana che non coglie, diciamo che coglie tutte le possibili occasioni per farsi avanti, di recente ci sono state ci sono stati quei carteggi rispolverati dal quotidiano laborista Guardian a Londra che hanno rispolverato delle possibili ingerenze della regina nella definizione di alcuni percorsi legislativi negli anni 70 per esempio, quindi andando a dire ma insomma allora non è più un ruolo super partes, la corona entra nel dibattito politico. Ecco, qualsiasi occasione buona per la sparutissima fronda repubblicana per appunto provare a insidiare la stabilità della corona, però in fondo a ben considerare soltanto la tragica scomparsa di Lady Di nel 1997 veramente fece vacillare per un momento la stabilità della corona sul capo di Elisabetta II, direi. E ovviamente la mia domanda per Alison Ware rimane questa: che cosa pensa lei della regina e ovviamente del principe Filippo, che mi interessa molto, anche perché in passato, intervistandoli per il Corriere della Sera, altri autori britannici, penso a Philippa Gregory o altri, ho avuto delle risposte che mi hanno anche un pochino spiazzate, quindi sono curiosa di sentire cosa pensa Alison Ware. Thank you. So, Alison, first, Laura Lepre expressed her own opinion, of course, also based on what Enrica Rodolo was texting her. That is to say that it's not necessarily true that it's all about selling a brand. Of course, there's also this level of this dimension of, let's say, nostalgia for, it's a nostalgia for a word that is completely different, made of rituals, social division, social classes that were extremely rigid, and there was not the kind of fluidity that we see today in our own society. So it's a sort of idealized word that indeed brings together some very ancient elements with this dimension, this soap opera dimension that you mentioned indeed, which makes it extremely extremely up to date, extremely relevant to all of us today. And so it's a sort of compromise that they have reached and that is very successful between the past and the present. And indeed there's this ritualized element, the stereotype that comes back and that is so powerful. And however, the Simon Sciamma, for example, and here we go back to Enrica Rodolo. So Simon Sciamma talked about the Windsor show, which basically is, of course, based on a royal wedding as such, but also in a different kind of wedding, the wedding between the monarchy and the press and the communication in general. And Walter Bagehot, for example, talked about the power of the royal family as the family on the throne. It's not just the ruler, it's a family that's on the throne. And so it's for this reason that we're not interested and we don't get information about the more, let's say, administrative bureaucratic aspect of the monarchy. It's about this gut reaction, this emotional connection that we develop with the royal family. And indeed, the queen in particular has come to represent in a way the ultimate symbol for anyone, for any British subject. So just like the Americans tend to identify, with the flag, Britons tend instead to identify with Her Majesty the Queen. And so in spite of what we see happening today, so there's a lot of Republican push against, of course, the monarchy, and we see that all the things that are going on, and we went to Mars and whatnot. And yet, if you ask Britons, would you change your queen? You know, would you want something different? Generally, the answer is no. And that is because history, British history, tends to be identified with the queen.
And in spite of the fact that there have been, for example, The Guardian has talked about some alleged interference by the Queen in state matters, so legislation, and, you know, there has been some debate about this. And yet, I would think that it was only with the death of Lady Diana in 1997, that was the only time when the Queen's crown started to swerve a little bit, maybe to shake, but that was the only time when this happened. So in this sense, I have a question for you, Alison. I would really like to know, what do you think of the Queen? What do you think also of Prince Philip, of course? And I'm asking you this question also because in my capacity as a journalist and specialized in this area, I've talked to some other historians like Philippa Gregory, for example, and I've received some very interesting and surprising answers. So I would really like to know from you, what do you think of the Queen and of Prince Philip? Right. I think I greatly admire the Queen. I am a monarchist, I'll confess it. The Queen has given us nearly 70 years of service, and she's rarely put a foot wrong. I'm not sure what these allegations are by The Guardian. I haven't read anything about that. It hasn't come up in the news I've been reading. But I do feel, I think people are looking now in retrospect at what happened with the royal family in the wake of Diana's death. They're beginning to think that people were pretty hard, came down rather too hard on them, because there were, I mean, the Queen's whole focus at that time was on her grandsons. Should a family not be allowed to mourn for less than a week after that? And I mean, I was shocked about it at the time, the way the press reacted. But what was remarkable was the way that the royal family dealt with it, and the way that they literally put it behind them. And soon, you know, with the Queen's wedding anniversary that came soon afterwards, this was the 50th wedding anniversary. This was, you know, they were back, you know, popularity ratings soared again. So that to me seems to be the only blip looking back. There has been criticism, but not that serious. But I have, as I say, I have every admiration for the Queen. I think she's trodden a difficult path, and she's done it very professionally. And I think she sincerely believes in the role she is playing, and that she has been invested with this special sovereignty. Prince Philip, I think, has been a very good consort. And perhaps on some occasions, I'd prefer he kept his mouth shut. But generally, he has been a great support to her and still is. And a lifetime of service in both instances. Che dire, che io confesso, se non si fosse capito, io sono una grandissima fan della monarchia, nonché anche in questo caso della regina Elisabetta, che ci ha dedicato più di 70 anni della sua vita, è sempre lì, non ha mai abbassato la guardia, ha sempre superato tutte le difficoltà anche in maniera molto intelligente, per cui effettivamente devo dire che ad esempio la reazione mediatica che c'è stata, che è stata ovviamente ancora più ampliata appunto dai media rispetto alla sua reazione alla morte di Diana, mi ha molto turbato, non solo sorpreso, perché in realtà quello che ha fatto, secondo me, lo ha fatto per proteggere i suoi nipoti e effettivamente non sono veramente rimasta molto colpita da questa reazione così spietata nei suoi confronti, tant'è che poi quello che mi ha sorpreso, se vogliamo in positivo invece, è stato quanto rapidamente sono poi riusciti a superare questo grave momento appunto per la storia della monarchia, ad esempio quando poi si è celebrato il 50° anniversario di matrimonio appunto della regina, beh, sono riusciti appunto a continuare l'esistenza della loro vita reale, per l'appunto. Quindi direi che sì, effettivamente, diciamo, di piccoli incidenti, diciamo così, ce ne sono stati. Questo forse effettivamente, la morte di Diana è stato il più significativo, direi anch'io. Ci sono sicuramente stati anche delle occasioni di critiche. Adesso non ho presente questa questione relativamente appunto quella comparsa sul Guardian rispetto alle interferenze della regina negli anni 70, però posso dire che io l'ammiro molto, perché veramente ha superato grandi difficoltà, ha continuato sul suo percorso, è stata sempre molto ferma, molto professionale, ha sempre, secondo me, creduto molto nel suo ruolo, in quello che ha sempre fatto, e
Nel suo caso mi verrebbe da dire che veramente si è trattato di un'incoronazione che le ha dato qualcosa di speciale, di più che non essere la regina tout court. Per quanto riguarda Filippo, che dire, secondo me ha fatto comunque sempre il suo dovere al suo fianco. Ogni tanto mi verrebbe da dire, ma stai un po' zitto però, perché a volte dice un po' cose che sarebbe meglio evitasse, ma a parte questo, a parte gli scherzi, l'ha sempre sostenuta la regina e quindi anche nel suo caso sono una sua ammiratrice. Bene, quello che vorrei dire invece ai nostri lettori è annunciare l'incontro, il prossimo incontro del Circolo dei Lettori, quando ci sposteremo a Venezia, nella Venezia del Cinquecento, nella splendida Venezia, che è una specie di tipografia a cielo aperto, dove opera Aldo Manuzio, e noi parleremo di Aldo Manuzio, parleremo del ruolo fondamentale che ha avuto nella storia dei libri, perché è lui che inventa i libri e se leggiamo in un certo modo lo dobbiamo anche a lui. Quindi noi abbiamo costruito un incontro in collaborazione con l'Ateneo Veneto di Venezia, quindi saremo anche virtualmente accanto alla Fenice, perché l'Ateneo Veneto ha sede accanto alla Fenice, e con l'Aldus Club. L'Aldus Club è un'associazione di bibliofili milanesi e potremo mostrare un Lucrezio del 1515, una edizione giustamente Aldina, giusto appunto. Saremo insieme ad Alessandro Marzomagno, che ha appena scritto una biografia dedicata ad Aldo Manuzio, ma soprattutto saremo a Venezia in un momento splendido, appunto, di una città che oggi è deserta, ma che appunto si spera ritrovi i suoi visitatori al più presto, come altre città della storia dell'arte e della storia e della storia italiana. Staremo a Venezia, nella Venezia del Cinquecento, per più di un'ora, l'11 di marzo. Permettetemi di esprimere ogni gratitudine al professor Masolino D'Amico, a Enrica Roddolo, molte molte grazie, a Alison Weir, che è stata molto, come dire, generosa di sé, grazie infinite Sara Cuminetti, è stata veramente splendida come Venezia. Oh, che mamma mia, che eccellente, davvero molto grazie. Grazie a tutti. Vuole tradurre velocissimamente? Sì, assolutamente sì. So, Alison, unfortunately we're running out of time. We're already pretty late. But first of all, Laura Lepri, just so you know, is very jealous of the fact that you in Britain identify so strongly with your institutions, because unfortunately that's not the case at all in Italy. Having said that, the next meeting will be about Venice, and they'll be talking about Venice here in Italy. So if you're interested, you can tune in. And however, mostly thank you so much for being with us. It was wonderful to have you with us. Thank you, and you're a star. Your translations were wonderful. Thank you Okay, no, grazie, thank you so much. Good night. Everyone, grazie moltissimo a tutti, veramente grazie professor D'Amico, grazie a voi. Speriamo. Grazie a voi dell'invito, è stato un piacere. Grazie Enrica, grazie moltissime, grazie Enrica.